Ciao a tutti, come state? La prima cosa che ci tengo a chiedervi prima di cominciare questa lezione è proprio come state, come stanno andando questi giorni lontano da scuola, lontano dal lavoro, in cui siamo costretti a rimanere in casa e speriamo che la situazione cominci a migliorare il prima possibile, davvero. Però nel frattempo, perché non sfruttare questo tempo per imparare qualcosa di nuovo, ripassare qualcosa che già sappiamo o magari dedicarci a quelle che sono le nostre passioni, no? Alle cose che ci piacciono. Bene, allora, oggi io ho preparato per voi un argomento di grammatica italiana, la frase minima e il fiore dei complementi. Qualcuno che magari ci ha seguito nelle settimane precedenti con il vecchio format di Studiamo Insieme avrà sicuramente visto il fiore dei complementi che avevamo realizzato insieme a Fabio per ricordare tutti i vari complementi della lingua italiana che sono davvero tanti tanti. Parleremo anche di questo, ma partiremo dalla frase minima. La frase minima che tutti conosciamo, però vi insegnerò qualche trucchetto per ricordarla bene tramite un disegnino che io ho fatto, un piccolo schema che vedrete poi sulla pagina Facebook, l'imparare ad imparare l'arte del permetterlo, perché ci sarà anche una lezione su questo per i più piccoli, quindi studiamo insieme bimbi, dopodiché posterò tutto il materiale così è fruibile per tutti. Prima di cominciare, se non ancora avete davanti a voi un foglio, vi consiglio di prenderlo, magari così potete scrivere qualche appunto e ovviamente una penna per scrivere. Allora, partiamo dalla frase minima. Che cos'è? La frase minima è una frase che, come dice la parola minima, è formata da un soggetto e un predicato verbale. Questo predicato verbale è un'azione e deve essere un verbo non transitivo, quindi intransitivo. Perché? Perché il verbo transitivo ha bisogno di transitare, come dice la parola, su un complemento oggetto. Mentre la frase minima deve avere senso solamente con soggetto e predicato verbale. Vi faccio un esempio per rendere più chiaro il tutto: il cane abbaia, d'accordo? Il cane soggetto, abbaia è l'azione che il soggetto compie, è un predicato verbale intransitivo, cioè io non mi chiedo chi che cosa, abbaia chi, abbaia che cosa. Non ho bisogno del complemento oggetto, la mia frase sta in piedi lo stesso. Io, interlocutore, riesco a immaginarmi quello che è stato detto, il cane abbaia. Stessa cosa per il gatto miagola, il treno parte, il sole sorge. Soggetto, predicato che indica un'azione intransitiva compiuta dal soggetto, d'accordo? Per capire ancora meglio, io ho realizzato, appunto, come vi dicevo, questo trenino, il treno della frase minima, che è composto da vari vagoni, ma colorati sono solamente i primi due. Perché? Non perché avessi finito i pennarelli, ma perché il treno può viaggiare anche soltanto con i primi due vagoni, quello del soggetto e quello del verbo. Tutti gli altri vagoni sono i vari complementi che io posso aggiungere per arricchire la mia frase, per renderla piena di significato. Quindi, il cane abbaia al postino. A chi a che cosa complemento di termine. Questi altri vagoni li vado a colorare nel momento in cui voglio arricchire la mia frase, d'accordo? Allora, di solito il complemento che si inserisce subito dopo il verbo è il complemento oggetto, che, come sapete, è l'unico complemento diretto. Si chiama diretto perché il verbo gli transita sopra direttamente senza il bisogno di aggiungere quelle famose particelle che si chiamano preposizioni semplici, che sono di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ok? Queste sono le preposizioni semplici. Se non le ricordate o magari fate fatica, le confondete, vi consiglio di usare lo schema del fiore, quindi disegnare un fiore con tanti petali, quanti sono le preposizioni semplici. Colorare ogni petalo con un colore diverso e in ogni petalo scrivere la preposizione, quindi di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Così potete ogni tanto darci un'occhiata e dopodiché questo schemino diventerà qualcosa di automatico che non avrete più bisogno di consultare. Quindi tutti i complementi della lingua italiana sono introdotti da una di queste preposizioni semplici, d'accordo? O preposizioni articolate, quindi preposizioni semplici più l'aggiunta degli articoli determinativi. Ma sappiamo che c'è questo complemento oggetto, che è l'unico complemento diretto che non ha bisogno di preposizioni che lo precedano. Quindi io mangio che cosa? Una mela. Il complemento oggetto risponde alle domande chi, che cosa. Quindi io mangio che cosa? Una mela. Io incontro chi? Luca. Ok? Benissimo.
Quindi, per scrivere una frase minima devo tenere conto di questa cosa, cioè devo utilizzare un verbo che sia intransitivo, che non abbia bisogno di transitare su nulla. Perché se la mia frase minima è io incontro, capirete bene che non ha molto senso, perché chi incontro? La domanda sorge spontanea, quindi ho bisogno per forza di un complemento oggetto. Perciò questi due vagoni non bastano, ho bisogno di un terzo vagone, complemento oggetto. Per avere senso la frase minima, devo utilizzare un verbo intransitivo, cioè che non transita su nulla, ma che ha significato da sé. Ok? Come dicevamo prima, il gatto miagola. Punto. Ci immaginiamo tutti un gatto che miagola. Il gatto sarà diverso a seconda della nostra esperienza, potrà miagolare più o meno forte nella nostra mente quando lo immaginiamo, però il significato è uguale per tutti, d'accordo? Se io, ad esempio, dico il nonno rimprovera, anche qui sorge una domanda spontanea, cioè chi rimprovera? Chi è che ha fatto qualcosa di male, tanto che il nonno lo sta rimproverando? Allora mi serve per forza un complemento oggetto, d'accordo? Spero che fino qui sia chiaro. Per allenarvi un pochino vi consiglio di scrivere qualche frase, se volete potete anche metterla nei commenti, così magari la correggiamo insieme, comunque interveniamo tramite commento anche noi per segnalarvi se avete scritto correttamente o se c'è qualcosa da sistemare. Comunque, senza spaventarci perché sembra un argomento così complicato, in realtà non lo è, vi consiglio di tenere a mente, anche non di disegnarlo, ma di tenere a mente lo schemino del treno, cioè se il treno viaggia anche solo con i primi due vagoni vuol dire che la frase minima è corretta, che ha senso, d'accordo? Potete provare a fare un sacco di esempi come il sole sorge, non ha bisogno di nient'altro, ok? Ma se la frase è il cane rincorre, capite bene che c'è qualcosa che non va, cioè immaginiamo che sta rincorrendo qualcosa o qualcuno, però abbiamo bisogno del supporto, dell'aiuto, del complemento oggetto. Quindi il cane rincorre chi, che cosa? In questo caso potremmo dire il gatto, il cane rincorre il gatto complemento oggetto. Benissimo. Allora, spiegata questa cosa, adesso direi di approfondire un momento i complementi, perché sappiamo che ce ne sono veramente, veramente tanti. Adesso ne ripercorriamo alcuni, i più famosi, magari chiamiamoli così, i complementi un po' più conosciuti, ma vi ricordo, prima di cominciare, che trovate il fiore con tutti i complementi sulla pagina Facebook L'Imparare ad Imparare l'Arte del Permetterlo. Lo dico per chi ci sta seguendo dal canale YouTube Studente Vincente, che tutto il materiale didattico che noi creiamo lo postiamo su questa pagina, quindi potete consultarlo tranquillamente, potete stamparlo, potete utilizzarlo, magari prenderlo come spunto per realizzare il vostro, perché l'azione creativa è fondamentale, la ricordiamo molto molto facilmente se siamo noi a crearla, quindi vi invito a darci un'occhiata. Allora, abbiamo nominato questo complemento oggetto, il complemento diretto per eccellenza, l'unico che abbiamo, che non è introdotto da nessuna preposizione semplice né articolata, ma risponde alle domande chi e che cosa, o chi o che cosa. Poi abbiamo un altro complemento molto molto famoso, che è il complemento di termine, che risponde alle domande a chi, a che cosa. Quindi, io faccio un regalo a chi? Alla nonna, ok? Poi abbiamo il complemento di specificazione, che specifica qualcosa, quindi di chi, di che cosa. Questo disegno è di Marco, ok? Benissimo. Quel giardino è della scuola, di chi, di che cosa. Poi abbiamo il complemento da gente o causa efficiente. Da gente risponde alla domanda da chi. Da chi è stata compiuta una certa azione, quello di causa efficiente risponde alla domanda da che cosa. Quindi si tratta dello stesso complemento, ma viene fatta questa distinzione. Quando si parla di cose, quando si parla di persone. Le persone il complemento è da gente, le cose il complemento è di causa efficiente. Benissimo. Poi abbiamo il gruppo dei complementi di luogo, che potete, per ricordarli meglio, inserire all'interno di una bella finestrella divisa in quattro parti, quindi due vetri, ognuno dei vetri diviso in due parti. Anche qui trovate il disegno sulla mappa del fiore che abbiamo postato la settimana scorsa. Allora, il complemento di luogo sapete che si divide in quattro parti. Complemento di stato in luogo, quindi io sono a casa. Mi trovo qui a casa. Io posso però magari andare al mare con un complemento di moto a luogo, quindi c'è un movimento verso qualcosa. Oppure io posso
venire da qualche parte, complemento di moto dal luogo, io arrivo dall'aeroporto, ma posso anche andare in un posto attraversando qualcosa. Io passo per la piazza, ok? Quindi abbiamo queste diverse sfaccettature del complemento di luogo, complemento di stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. Le preposizioni che le introducono sono quelle che un pochino abbiamo detto, stato in luogo, in oppure a. Quindi io sono a casa, sono al mare, sono in casa, sono in vacanza, ok? Che se è un pochino figurato questo. Il moto a luogo sarà introdotto dalla particella, dalla preposizione a, io vado a casa di Francesca, ok? Moto da luogo, io vengo dall'aeroporto, io arrivo da casa di Lucia. Moto per luogo, io passo per la piazza, io, come potremmo dire, anche attraverso la strada, quindi moto per luogo, come se fosse un luogo che io sto appunto attraversando. Benissimo. Poi abbiamo i complementi di tempo. Il tempo può essere determinato o continuato. Qual è la differenza? Tempo determinato è un tempo preciso, in questo momento o in un momento specifico della giornata, della settimana, eccetera. Quindi alle 2 io bevo il caffè. Alle 2 è un'azione determinata, no? È un orario determinato. Mentre il tempo continuato è un tempo che si prolunga, d'accordo? Quindi non è più determinato alle 2, ma è un tempo continuato, come dice proprio la parola, che continua. Per anni, da anni io studio cinese, ok? Quindi è un'azione che non si svolge in un momento specifico, in un momento preciso, ma ha una continuità più grande, più lunga, ok? Perfetto. Bene. Ci sono veramente tantissimi altri complementi e la fortuna che abbiamo è che rispondono tutti alle varie preposizioni semplici. Io ve ne dirò soltanto alcuni, come ad esempio il complemento di modo, quindi che risponde alla domanda in che modo, come, okay? Come faccio una determinata cosa. Il complemento di mezzo ancora, quindi con che mezzo io faccio quella determinata cosa, o di strumento, capirete benissimo dal nome di questo complemento che si riferisce allo strumento con cui realizzo una data cosa. Poi ci sono anche altri complementi un pochino meno usati, comunque che troviamo nelle frasi, nei nostri testi, però ci aiuta molto il contesto della frase. Abbiamo il complemento di pena o di colpa che sono molto specifici. E quando li troviamo, abbiamo la fortuna di riconoscerli perché sono introdotti dalla frase. Quindi la pena era di 6 anni, venne condannato a 6 anni. Così a logica riusciamo a ricostruire, no? A dire ok, è stato condannato a che cosa? A una determinata pena, quella di 6 anni. Quindi per fortuna vengono già introdotti dalla frase, così come quello di colpa, quindi è stato accusato di, ok? Poi abbiamo tantissimi altri complementi. Quindi abbiamo, non lo so, adesso ve li nomino soltanto, poi li troverete tutti nella mappa e se vi interessa potremo fare anche un approfondimento su questa cosa. Abbiamo i complementi di limitazione, di abbondanza, il complemento di origine, ce ne sono veramente per tutti i gusti. Quindi può essere divertente, se vi volete allenare, prendere una frase assolutamente a caso da un testo che avete nel libro di letteratura, da un libro che state leggendo magari, e arrivare fino al punto e fare l'analisi logica. Quindi prima estrapoliamo il verbo, il predicato verbale o nominale, poi andiamo alla ricerca del soggetto, dopodiché possiamo dedicarci tranquillamente alla ricerca di tutti i vari complementi che ci sono. Prima di salutarvi, volevo dire un'altra cosa importante, perché lavorando con i ragazzi molto spesso mi rendo conto che c'è questo dubbio alla base, questa differenza che non si capisce fra il complemento e la proposizione. Facciamo l'esempio della causa, no? Abbiamo il complemento di causa e poi abbiamo la proposizione causale. Attenzione, ho detto proposizione, non preposizione. Le preposizioni sono semplici articolate. Abbiamo visto prima, semplici, dia, da, in, con, su, per, tra, fra, articolate sono quelle semplici, più i vari articoli determinativi, il, lo, la, il, le. Detto questo, qual è la differenza? Qual è questa grande differenza? Allora, il complemento di causa, sto facendo l'esempio della causa, ma è applicabile a tutti, non ha il verbo.
Quindi io ho mal di testa per il raffreddore, ok? Per il raffreddore non contiene un verbo, è una causa, complemento, no? Complemento causa per il raffreddore. Trasportiamo questa frase nella proposizione causale. Io ho mal di testa perché mi è venuto il raffreddore, perché ho preso il raffreddore, ok? Non è bellissima la frase, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che c'è un verbo. Ho preso, che cosa è il raffreddore? Diventa una proposizione causale, sempre una causa, però c'è un verbo, un predicato verbale. Quindi la differenza è questa: il complemento non ha mai il verbo. La proposizione, lo dice anche la parola, una proposizione è una frase. Se è una frase, deve per forza avere un verbo. Abbiamo visto infatti nella nostra frase minima, e così chiudo il cerchio di questa spiegazione, nella nostra frase minima abbiamo un soggetto e un verbo. Per avere senso, una frase, una proposizione deve avere un verbo. Se io dicessi il sole, cosa fa? Sorge. È necessario il verbo per dare senso alla mia frase. Benissimo. Allora, io direi di avervi detto tutto quello che volevo e allora vi ricordo che ci trovate sia sulla pagina Facebook Imparare ad imparare l'arte del permetterlo che sul canale YouTube Studente Vincente. Potete contattarci tramite la pagina Facebook per commento o su Messenger, quindi per messaggio, ma potete anche scriverci all'email info@studentevincente.com se avete delle domande, delle richieste o se avete provato a fare magari qualche scheda, qualche esercizio, volete condividerlo con noi. In particolare a me fa molto piacere vedere quello che state realizzando e se fate degli esercizi. Se volete la correzione, lo faccio più che volentieri, anzi, è un modo sicuramente per tenerci in contatto e per creare continuità che in questo momento, più che in qualsiasi altro, è sicuramente fondamentale per tutti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!